adesso vi dedichiamo questo articolo che tratta le nuove anticipazioni di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ossia vediamo che è successo questa settimana e come sempre partiamo dal trono over come hanno fatto in trasmissione. Vi diciamo comunque che questa volta è stato dato largo spazio al trono classico, insomma ai tronisti tradizionali. Ma andiamo a vedere che cosa è accaduto. Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over. Gemma ha baciato Maurizio, il cavaliere sceso la precedente settimana molto più giovane di Gemma Galgani. Lui stasera torna a Livorno e Tina Cipollari, la consigliera tanto amica della torinese, dice che dovrebbe andare insieme a lui. Insomma, per levarsela per sempre dal programma, supponiamo. Giornata di baci appassionati nel programma, tra Aurora Tropea e Marco, già uscito con la dama di Cassino Roberta di Padua. I due si sono dati l'esclusiva e continueranno a uscire insieme. Anticipazioni trono classico di Uomini e Donne. Segnalazione sul corteggiatore Carlo, ma né Gianni Sperti e né tantomeno Tina Cipollari sembrano credere alla segnalatrice. Carlo era presente in puntata e si è anche adirato perché Manuela Carriero si è arrabbiata ed ha creato un po' di caos. Hanno molto discusso ma alla fine hanno ballato insieme. Per ora tiene tre ragazzi soltanto, Michele, che abbiamo conosciuto oggi, Carlo e Damiano. Brando è portato in esterna Raffaella, Beatrix rimane al palo anche questa volta. Christian ha portato in esterna Valeria e tiene solo lei e Beatrix, elimina tutte le altre corteggiatrici. Ma alla fine sia lui che Brando hanno chiesto alla redazione di fare arrivare altre corteggiatrici.